Voilà. Buonasera. Buonasera. E adesso attendiamo prima 2 minuti che arriva qualcuno. Eccoci qua. Buonasera. Buonasera, gente. Allora, vediamo un attimo di illuminarmi in maniera umana. Vabbè. Sono un po' arancione, ma... Dio santo che... Vabbè. Ciao, Dre.
Ok. Ok, no, sono comunque illuminato in maniera oscena, però... Vai. Ce la possiamo cavare. Ok, sì. Allora... So che di solito le nostre conversazioni arrivano a due, come minimo tre ore, ma questa sera spero ampiamente di riuscire a tenere il tutto al di sotto delle due, perché devo assolutamente scappare più tardi, quindi... Nessun problema, anche perché non c'è... Anche perché nonostante magari si potrebbe andare un po' a braccio, non dovremmo... Non... Ci sono cose che non dovrebbero tenerci così tanto impegnati, almeno dal mio punto di vista. E all'improvviso apro la mia pagina di Twitch e mi ritrovo con 70 follower in più rispetto a ieri. Ah, però, che combinato? Boh. Forse qualcuno mi ha fatto un raid alla scorsa live, io non lo so, però vabbè, non okay. Male, non vabbè, male, vabbè. Non mi lamento assolutamente. Ok, allora questo me lo metto qua. Ok, insomma, senti, mentre aspettiamo che arrivi un po' di gente, vorrei, se permetti, fare un'introduzione con un piccolo fuori programma, perché volevo parlare di... Prego. Volevo giusto due parole di una serie italiana uscita proprio ieri su Rai Gulp, e purtroppo ne parlerò in negativo perché ho visto il primo episodio e tanto mi è bastato. La serie si chiama Io alla tua età e parte con un concept estremamente semplice. È ovviamente una serie per bambini, non ha l'impronta di una serie per tutti. E sì, la trovi su RaiPlay, se sei così disperato da cercare su RaiPlay. E sono una trentina, mi pare, di episodi in cui un ragazzino abituato alla tecnologia di oggi si trova ogni volta a dover affrontare un'avventura nel passato, dovendo aiutare le versioni ringiovanite dei suoi parenti, nonni, genitori, zie, amici di famiglia, eccetera, quando loro avevano la sua età e non avevano le possibilità. Sarebbe questa roba qua fatta da Mad Dog, i ragazzi di Mad Dog, che sono una realtà di animazione di Firenze, che insomma sanno anche fare il loro lavoro. Purtroppo mi sono dovuto un attimo fermare perché i dialoghi erano imbarazzanti anche per una serie per bambini, insomma. Posso capire che bisogna andare subito al sodo con 10 minuti ad episodio, ma Steven Universe insegna che si può fare molto con 10 minuti ad episodio. E purtroppo, purché ci sia un concept di base anche abbastanza simpatico, è sfruttato in maniera un po' come si dice, un po' pigra. Insomma, il classico, sì, qui oggi abbiamo la tecnologia che ci fa fare tutto in maniera più veloce, più rapida, più facile, ma anche 50 anni fa si stava bene. È una cosa abbastanza facile da fare, l'hanno fatto nella maniera veramente meno interessante possibile. Spero che almeno per i bambini a cui è riferita la serie sia abbastanza, perché io l'ho trovata un po' povera, ed è un peccato, perché comunque si tratta di una serie che, considerando gli standard, Rai ha spinto abbastanza. C'è stata una buona campagna marketing
sui social soprattutto. Ripeto, considerando che è una serie che va su Rai Gulp, che normalmente neanche chi ci lavora sa cosa c'è su Rai Gulp. L'impostazione è un peccato, perché appunto l'impostazione fa un po' Due Fantagenitori o Doraemon. Ecco, sì, più o meno la sintesi è questa. Ok, perfetto, siamo perfettamente nel mood di questa sera, ottimo. Oi, oi. Allora, e quindi salve pubblicatori di Twitch, io sono Samuel Volto, SamuelCiutedoc, qui con me il mio fratello di Mata Diversa, Riccardo Magnolo, direttore del sito di SpaceNet.it, e benvenuti a un nuovo appuntamento con Best Animation, la rubrica mensile, in cui questi due scappati di casa che siamo io e lui ci narriamo un po' insieme il meglio che l'animazione occidentale ci ha regalato nel corso del mese appena trascorso. In questo caso il mese di marzo, appunto, e quindi quali saranno i principali argomenti di cui andremo a parlare stasera? Allora, gli argomenti di oggi dovrebbero essere... Allora... Sì, ovviamente. Ok. Turning Red, il nuovo film di casa Pixar, la seconda stagione della nuova serie animata in CGI di He-Man, The Guardians of Justice, questa serie un po' particolare perché tecnicamente in live action però è più ibrido e viene classificata effettivamente come serie d'animazione, è una robina, poi ne parlo. Ecco, ma infatti mi sono un attimo stupito quando mi hai detto che volevi parlare di Guardians of Justice, perché io non l'ho ancora vista, ma ho pensato, ma non è live action questa? A questo punto mi metti la scimmia. È categorizzata comunque come serie d'animazione, nonostante tutto. Quindi, poi The Boys, Diabolical, e il film... dell'era glaciale su Buck Wild. Che inizialmente ho pensato fosse una serie, poi ho scoperto essere un film, tra l'altro. Invece no, la serie animata l'hanno fatta su Scrat, che però mi pare non sia ancora finita, quindi magari ne parleremo un'altra volta. Quindi iniziamo subito con il capire bene chi ha visto cosa, quindi tu cosa hai visto? Allora, ho visto Turning Red, ho visto ho visto Buck Wild, l'era glaciale e Diabolical, una metà degli episodi in effetti, non tutta. Ok, perché l'ho recuperato oggi pomeriggio. Ah, proprio. Allora, io ho visto Diabolica per intero, He-Man, Guardians of Justice, e quindi, come ho capito, della nostra lista di oggi, l'unica cosa che abbiamo visto tutte e due è soltanto The Boys, perfetto. Ah, non hai visto Turning Red? Ancora non l'ho visto, purtroppo, ancora non l'ho visto, quindi... Ok. Okay. Direi, allora, a questo punto partiamo subito con uno dei pezzi forti, caro Riccardo. Turning Red, com'è questa nuova fatica di casa Pixar? Turning Red, per quanto mi riguarda, si inserisce in quel filone di sperimentalismo che sta affrontando la Pixar da Soul in qua. Con Soul abbiamo visto una, come si può dire, una ricerca di una sceneggiatura un po' diversa dal solito, non la classica ferrea perfetta struttura in tre atti di casa Pixar, ma qualcosa di un po' più elaborato, magari non più elaborato, ma sicuramente di diverso dal solito. E
con Luca abbiamo visto un'idea di trama molto più semplice, molto più basilare, ma che punta tutto su sulla fascinazione dell'ambientazione. Con Turning Red ci spostiamo più verso Oriente. Ci sono molti richiami al mondo anime, a livello proprio visivo. Turning Red è molto ispirato alle serie giapponesi, ai film giapponesi. Buffo perché contemporaneamente arriva in Italia anche Bell, che invece prende un sacco dal cinema occidentale. Turning Red non credo lo considererò mai uno dei capisaldi di casa Pixar, per niente, però è un film che merita di essere visto. Il contrasto tra il film, potete immaginarlo dai trailer, si basa su un contrasto tra madre e figlia e una forte volontà di ribellione e di libertà di una neoadolescente, che è abbastanza normale per una neoadolescente. In Turning Red il messaggio arriva, è forte, è raccontato anche bene, al netto però di qualche lungaggine di troppo, soprattutto nella seconda metà del in tutta la parte centrale del film, perché il film ha un bellissimo setup, tra l'altro ambientato a Toronto, che è una location abbastanza insolita per un film americano. E ha un bel setup, un bellissimo finale, delle sequenze finali molto ispirate, ma una parte centrale che purtroppo cade un po' di ritmo. Ci sono delle cose che succedono che non sono così interessanti, altre che c'è molto approfondimento caratteriale, ma neanche più di tanto, nel senso c'è tanto approfondimento della protagonista, c'è un certo approfondimento di una o due delle amichette, dei personaggi secondari, ma per la maggior parte del tempo è semplicemente un ripetere fino all'ossessione cose già dette nel setup, e purtroppo questo è un grosso difetto di Turning Red, che però appunto si fa apprezzare. È lo stile di narrazione è proprio quello tipico di Pixar, quindi ferreo sistema in tre atti, che però ha il problema di non avere un granché di rilancio a centro film, quindi dopo un po' dici sì, vabbè, quando è che arriviamo al dunque? Poi il dunque arriva ed è anche molto interessante come ci arriva, come viene mostrato, ci sono un paio di scene che sono esilaranti, molto infantili, ma se hai un minimo di senso dell'umorismo da bambino proprio ci muori dalle risate. Io ci sono morto dalle risate. C'è un momento in cui ci sono i panda che si mettono in posa da Kamen Rider, che sono alla fine del mondo. C'è a un certo punto uno scontro tra kaiju praticamente all'interno dello stadio di Toronto. Ci sono praticamente i BTS presi e buttati dentro completamente random. È un film per ragazzine e da lì non si scappa. Probabilmente qualcuno che non è una ragazzina tra i 14 e tra i 12 e i 14 anni non si relazionerà bene col film. Però funziona. Però funziona, perché quello che mette in scena comunque fa ridere, fa non fa riflettere più di tanto, perché comunque il senso del film si capisce dal primo minuto. Però è un filmettino simpatico. Sicuramente i più giovani lo apprezzeranno molto più di me.
Sì, il fatto che sia proprio un panda rosso, perché sì, fondamentalmente. Tra l'altro un film ho scoperto dopo, molto autobiografico della regista, che anche lei è una ragazza di origini asiatiche, canadese, che ha praticamente riproposto una parte, un film molto molto autobiografico. Però appunto, al netto del fatto di essere molto personale come film, e quindi ovviamente non piacerà a tutti, è un bel esperimento artistico, per quanto mi riguarda, che potrebbe portare a qualcosa in futuro. Ci scommetterei su questo andazzo che sta prendendo Pixar di raccattare un po' di stile qua e là. Non... simpatico, mi piace. Molto ricordo bene. Che a te non aveva convinto il trailer di Turning Red. Io ti ricordo che quando ne parlammo ai tempi, che sia di Turning Red che di Encanto, i trailer non mi avevano suscitato zero emozioni, proprio niente. Poi Encanto alla fine si è rivelato essere un film molto più godibile di quanto avessi pronosticato. Ma manco per sbaglio da premio Oscar o Golden Globe, però questo è un altro discorso, vabbè. E quindi, vediamo, sicuramente recupererò Incanto il prima possibile, appena potrò. Ma a questo punto ti chiedo, ma secondo te è più bello Turning Red o Incanto? A questo punto. Allora, per i miei gusti, purtroppo, devo dire Turning Red. Perché Incanto... è meraviglioso dal punto di vista visivo, ci sono delle cose bellissime da vedere in Encanto, ma purtroppo il fatto che sia praticamente una fiabetta, nemmeno una fiaba bella, una fiabetta in cui per la maggior parte del tempo devo stare a vedere un film in cui non succede niente, me lo fa cadere molto. Ho apprezzato tantissimo i numeri musicali, però non mi basta. E Turning Red, con tutti i suoi problemi, è un film molto più solido. Molto bene. Allora, adesso vado io. A questo punto io... Al netto del fatto che non credo che nessuno dei due sia il massimo. Però Turning Red comunque... di Turning Red ho conservato una sensazione positiva, di Encanto un po' meno. Molto interessante. Allora, tocca a me. Allora, io a questo punto parlerò della seconda stagione di He-Man. Allora, Man, questa nuova serie CGI, ricordo che uscita più o meno nello stesso periodo dell'altra serie di Man in 2D, Revelation, che ricordiamolo, perché è sempre giusto ricordarlo, è un aborto e ha fatto schifo la merda a entrambi e non solo, è sempre giusto precisare questa cosa. E poi c'è questa altra serie, CGI, che invece era un completo reboot per... Revelation doveva essere una serie indirizzata ai vecchi fan, e invece è stata una presa per il culo. Quest'altra qui invece era indirizzata verso i nuovi fan, quindi un pubblico più giovane, un nuovo fan. E ok. Passa la prima stagione e io ricordo di essere rimasto comunque abbastanza soddisfatto per quello che era comunque una serie, ovviamente per bambini, per un target molto più giovane, quindi che per certi versi mi aveva ricordato la prima stagione di Trollhunters, anche se comunque Trollhunters fin dall'inizio c'aveva quegli elementi che potevano essere attratti anche da un pubblico più adulto, mentre invece questo He-Man è proprio target completo, è quello. È esattamente una grande marchettona per giocattoli, e va così. Questa seconda stagione, bene o male,
si mantiene sui stessi livelli da prima. Si vede l'introduzione di nuovi personaggi. C'è uno in particolare che è strano, perché è un personaggio che ti sta sulle palle, però è divertente. Cioè, lo vorresti tipo picchiare, allo stesso tempo fai vabbè, sti cazzi, vabbè. Cioè, è un po' come quel tuo amico che ti porti appresso durante le serate a bere. Lui beve tantissimo e poi già spara le cazzate. E tu tipo vorresti tipo strozzarlo, però comunque è amico tuo, ti dice vabbè sti cazzi, chiudi un occhio e vabbè. Era un po' strana. C'è ovviamente un ulteriore step di crescita per quanto riguarda i protagonisti, soprattutto riguardo a la tra virgolette sorella di Adam, di cui adesso porca puttana non mi ricordo il nome, comunque la ragazza che è cresciuta con lui nella tribù dei tigri lì. Continuo ad adorare alla follia questa versione di Skeletor. Continuo ad amarlo troppo ogni singolo momento in cui lui è sullo schermo. Ancora una volta chapeau per Maurizio Merluzzo, perché è veramente mi fa morire troppo. Se ci fossero più Skeletor, il mondo sarebbe un posto migliore. Io qui lo dico, citazione Doc, attenzione, ricordatevi questa bella citazione. Allora, abbiamo bisogno di più Skeletor. Ce la segniamo. Mondo, allora. Allora, sì, sì, no, più imperatori del male per tutti. Esattamente. I protagonisti si ritrovano un po' a dover, insomma, lo scontro con Skeletor, la sua armata, Harry rimettere un po' insieme i cocci di quello che è successo nella prima stagione, qualche rivelazione, qualche colpo di scena quelli su certi elementi che effettivamente fanno presagire che forse c'è un po' una lore un po' più interessante di quel che sera, cioè c'è un po' di lore qui, quindi ok. Come detto, ho apprezzato anche alcuni dei nuovi personaggi stati introdotti. A livello di scena d'azione e di qualità delle animazioni e disegni eccetera, è il livello sempre quello. Per essere una serie fatta con dei CGI, io la considero una buonissima CGI. Le scene d'azione sono fatte abbastanza bene. Le sequenze dove loro si trasformano o usano gli attacchi speciali sono fighissime, cioè proprio quelle special moves da videogioco, però che ti gasano ogni volta che le vedi. E io continuo a pensare che il potenziale per questa serie, per poter essere effettivamente un nuovo Trollhunters, c'è. Secondo me il potenziale c'è ancora. Non si è ancora fatto qualche, diciamo, salto in avanti a livello generale significativo, come invece per esempio il Trollhunters aveva sempre fatto stagione dopo stagione. Qui siamo ancora più o meno sullo stesso livello di quello che è, però secondo me hanno messo delle basi, ci sono delle robe, qualche un po' di dramma, qualche conflitto. Secondo me questa serie, arrivando alla fine, se si mantiene su questo livello, e anzi se appunto anche piccolo gradino in avanti stagione dopo stagione, qui secondo me potrebbe veramente uscire fuori una piccola perlina, ovviamente sempre rimanendo nel campo di quello che è il suo target, per carità. Però secondo me, voglio dire, dopo l'aborto che è stato Revelations, questa serie, no, questa è aria fresca, è veramente una boccata d'aria fresca, è decisamente molto più imen questo che l'altra serie, che avrebbe dovuto essere un sequel diretto dell'originale. Tutto il percorso di Adam, che deve cercare un po' di capire qual è il suo ruolo d'eroe, si deve
riprende un rapporto con il padre che ha appena trovato, il fatto che lui all'improvviso, cioè lui che è nato in un bosco con le tigre, roba, il fango merda, si ritrova all'improvviso, ah cazzo, io sono il principe di Eterne, quindi devi un po' capire come cazzo mettere insieme un po' le sue cose per il rapporto con i personaggi cattivi. A proposito di Skeletor, c'è un'intera dedicata a lui, cioè, dedicata a lui interamente, e a lui e al suo strano che si ritrova in rapporto con un altro dei protagonisti che se ci ripenso oggi mi fa ancora morire da ridere, cioè un'intera puntata con solo quello Skeletor protagonista, madonna. Poi altre, ecco, a livello comico secondo me questa stagione supera la prima e anche di molto, perché ci sono delle robe che veramente, ok, beh, insomma, è a tutto praticamente questo Skeletor, a tutto quello che a tutto quello che dovrebbe avere lo Skeletor originale, cioè essere un cazzone patentato con che nel suo prendersi estremamente sul serio fa morire dalle risate. Esattamente. Io, ecco, una cosa, per esempio, ecco, Skeletor, magari una volta ci dovremmo fare un discorso approfondito su Skeletor, perché è un personaggio strano. Cioè, è un personaggio che no, cioè, se ti pensi ai cattivi più complessi, più caratterizzati, migliori dell'animazione, difficilmente ti verrà in mente Skeletor. Però rimane iconico e rimane interessante in qualsiasi sua forma, perché una delle pochissime cose che avrei salvato di dell'He-Man Revelation è proprio Skeletor, perché per quanto non abbia nessun senso quello che succede in tutta la seconda stagione e non abbia nessun senso neanche quello che succede per una parte della prima, che Skeletor reagisca in quel modo dopo aver ottenuto il potere assoluto, per quanto è involontariamente comico il personaggio, è plausibile. Per cui non so come faccia Skeletor questa capacità insita nel personaggio di funzionare nel suo essere così tanto sopra le righe. Cioè, è proprio il classico. Avete presente la classica battuta strabusata del è talmente tanto over the top che fa il giro e diventa serio? Ecco, Skeletor è quel personaggio. Io non ho ancora capito come faccia. Bisognerebbe studiarci a fondo sopra il personaggio di Skeletor. Guarda, cioè, il peggior male assoluto della storia, eppure funziona. Sia nel suo essere cattivo che nel suo essere comico. Io quando penso, Skeletor rientra in quella che è una categoria di villain che è tra i miei preferiti in assoluto, cioè proprio quei cattivi che sono cattivi perché sì, e vedi come si divertono, hanno un lato comico proprio per il loro modo di essere. Cioè, io quando penso a Skeletor, a me vengono in mente, per esempio, cattivi come Aku e Samurai Jack, mi vengono in mente... Cavolo, è anche inquietante. Mi viene in mente Jack Spicer in Shaolin Showdown, mi vengono in mente quei tipi di cattivi. E io adoro questo genere di cattivi, cioè proprio quel tipo di personaggio che proprio è fatto apposta per essere over the top, per non prendersi troppo sul serio e che alla fine ha più che altro lo scopo di farti ridere, e io le adoro queste cose. Infatti, buonasera a Leonardo. Ciao Leonardo. E a proposito di Jack Spicer, quello che ci penso, ma poi tu te lo sei visto Shaolin Showdown quando io ti passai le puntate tempo fa? No, non ancora, me lo vedrò. Non l'hai ancora visto? Sì, cazzo, vai! Live reaction live di Riccardo sul canale, vai! Cazzo, live. Sì! Non l'ho ancora visto, c'ho il showdown!
ci divertiremo un sacco, madonna. Non vedo l'ora. No, aspetta, cioè, qui si parla di, qui si parla di cattivi iconici, cioè, tu non hai idea di quanti cattivi iconici ci sono in Shodan, tu non hai idea. Ok, sono alcuni dei cattivi più fighi che abbiamo mai visto in vita mia lì dentro. Ok, una cosa alla volta, una cosa alla volta. Ci sarà da divertirsi. Quindi, no, Doc, citando, perdonami, citando un grand'uomo, i cattivi sono cattivi perché sono cattivi. Esattamente. Anche perché, specialmente, domanda per Doc, stai guardando Moon Knight? Sì, ho visto le prime due puntate della serie. Mi sta piacendo. Oscar Isaac è già da tempo stava diventando un attore che mi stava piacendo sempre di più man mano che passava, vedevo i suoi film. Qui Moon Knight è un attorone, Oscar Isaac. È un, tu lo stai vedendo Moon Knight? Sì, lo sto vedendo. Cioè, tra l'altro, la scena di lui alla bisteccheria. No, lì bene che c'era lui, perché un altro non l'avrebbe resa, cioè, in quel modo. Oddio. Sì, poi lì c'è anche un'altra cosa da vedere, ma sì, no, lui è bravo. Cioè, ti fa dimenticare il fatto che non abbia nessun senso che lui si che lui non si accorga prima che sono passati due giorni. Vabbè, lui si è svegliato, e all'improvviso, sì, non sa quello che succede. Doc, Doc ha un cellulare in mano, non è credibile che non se ne accorga prima. È capito, però so che è un po' tirata la scena, però comunque nel complesso... No, ma guarda, non sarà questo che mi farà valutare male la serie, anzi, per il momento mi sta piacendo. Se parte anche la storia sarei più contento, ma immagino che partirà stasera. E Deo Grazia che ne hanno messi meno, Leonardo. A proposito di Moon Knight, allora, quando la gente, no, perché io credo di aver fatto presente più volte, anche quando facevo ancora video su YouTube, che ho sempre detto che Moon Knight è tra i miei eroi Marvel preferiti, e quando la gente mi chiede: Doc, ma perché a te piace così tanto Moon Knight? Ecco, io di solito la mia risposta... Allora, aspetta. Allora. Allora, caro Riccardo, se puoi mettere a schermo questo video che ti ho appena linkato. Dammi un attimo. Aspetta che per ora c'è una pubblicità dell'IKEA. Esatto, a me Moon Knight piace perché l'IKEA, capito? Mi piace per quello. È l'eroe dell'IKEA, Moon Knight. Con la scheda Chrome. Però perché dice Moon Knight? Si vede? Visualizza. Ok, si vede. Sono Moon Knight, lunatico che non sei altro. Comunque, hai dei funghetti? Tu sei un angelo? Certo, quello che vuoi. Hai della chetamina? So che sei qui, Dracula, fottutissimo nerd. Dove sono i miei dannati soldi? Attento, amico, ho sentito dire che Moon Knight attacca con ogni genere di stronzate a caso. Ti prego, ce l'ho in pugno. E ora... Stronzate a caso! In azione!
Sono Silver Surfer. Dammi i tuoi soldi e la tua chetamina o la terra è spacciata. Fottiti, Moon Knight, non ci casco di nuovo. Perché all'improvviso sento Eminem? Qualcuno sta hackerando il sistema. Ma chi? Moon Knight. Dove sono i miei cavolo di soldi? Nessuno qui ti deve soldi, bastardo ubriaco. Dracula non è nemmeno un Avenger, smettila di chiamare. Aspetta, Dracula non è un Avenger? Che stronzo bugiardo. Sai chi vorrei combattere davvero? Randall. Intendi il mostro da Beowulf o il signore del crimine? Sì. Onestamente, non ricordo nemmeno perché Dracula mi deve soldi. Ma un uomo deve vivere con un codice, no? È finita, Moon Knight, non mi puoi battere. Impossibile, sono completamente imbottito di droghe. E questo cosa? Meno parole e più vendetta! Avanti, Mooney, lascialo fare a qualcun altro. No, io e il punitore siamo come fratelli. Solo io gli posso dare il bacio della buonanotte. Con il mio addestramento da Marine, posso trasformare qualsiasi cosa in un'arma. Persino questo fucile. Ma un fucile non è già un'arma? Semper Fi, Troia! Conscio, fottuto nerd, dov'è il mio... che stai facendo? Non lasciare che mi prenda! Non volevo guardare quei geroglifici zozzi! Dimentica la domanda se un dio può sanguinare! Un dio può essere un simp? Di che cazzo stai? Ero arrapato, Mark Spector! E ora Capitan Atom mi bunkerà quantisticamente! Chi è che farà cosa? Che cosa? Impossibile! Non può essere vero! Acqua Santa e Moon Knight! Esatto, stronzo! Dove sono i miei dannati soldi? Non farmi venire giù a torturarti, cazzone! E tutto quello che avete sentito sono dialoghi originali, canonici, dei fumetti di Moon Knight. È tutto vero quello che avete appena sentito. Dubito fortemente che sentiremo niente di tutto questo nella serie, ma adesso voglio leggere Moon Knight. Oggi tocca a te aiutare Doc, che oggi è il telefono. Cosa? Ah, sì. Sì. Ho notato. Ok, tornando al topic da live, quindi seconda stagione di Man approvata. Sì, quella vedrò anch'io perché comunque è una serie che mi aveva preso nella prima stagione, l'ho messa da parte in favore di altro, ma me la recupererò molto volentieri, con calma, con la mia solita... con il mio solito ritmo di 85 episodi in una giornata e poi nessuno per i successivi 3 mesi. Va bene. Passiamo quindi alla prossima, il film spin-off delle ragazze. No, Leo, per favore, stiamo parlando di cose belle. Non sapevo nemmeno della sua esistenza, quindi dimmi che roba è. Allora, se ti stai immaginando pensa, come potrebbe mai essere il ormai sesto film dell'era glaciale in cui non hanno più niente da dire coi personaggi principali e allora hanno riesumato l'unica cosa vagamente interessante di un terzo capitolo che altrimenti non avrebbe avuto niente da dire? Aspetta un attimo. No, Leonardo, stavamo parlando dell'altra serie animata di Man, sì, infatti, fatta in computer grafica, che sta sempre su Netflix, tra l'altro. Ok. Che è molto più Man quella di Revelation. Esattamente. Prego, Riccardo, continua. Allora, Buck Movie è... Buck Wild è esattamente quello che vi state immaginando, cioè un tentativo disperato di riportare su una serie di film che ha saltato lo squalo già diverso tempo fa. Il quarto capitolo della serie era già abbastanza, cioè al di là del burrone, era un'avventura che avrebbe fatto più, che sarebbe stata molto migliore se fosse stato un episodio da 20 minuti di una serie animata. E successivamente il quinto capitolo, il quinto film, è veramente la cosa più
pietosamente inutile che possiate immaginare. Quello di Buck è uno spin-off che cerca di riprendere un po' l'attenzione con l'unica cosa che era saltata fuori da quel famoso terzo capitolo, che era risultato un minimo interessante. E il problema è che appunto subisce la pesantezza di essere lo spin-off inutile di una serie alla deriva. Non dico che non è necessariamente brutto, perché comunque per quanto è strampalato il personaggio di Buck sa sempre far ridere, ma non vale la pena di essere visto. Si cerca di dare un po' di spessore a Crash e Eddie, i due fratelli opossum che sono stati beceramente abbandonati e relegati alla non a sottotrama comica, ma a sketch comico da usare una volta e via in due film di fila. E comunque dell'era glaciale si salva solo il primo. Allora guarda, io sono uno che difende a spada tratta il terzo, perché comunque Buck è un personaggio che fa morire dalle risate, e per quanto sia poca roba la storia del terzo film dell'era glaciale, è comunque stradivertente, non mi dispiace come film. Il secondo è inutile, il quarto è inutile, il quinto è inutile, questo è inutile, non c'è molto altro da dire. Anche, tra l'altro, anche la CGI sembra suona vecchia, perché è la stessa CGI dei primi film dell'era glaciale, che faccio un attimo un controllo, ma allora, sì, ecco, confermo, il primo film dell'era glaciale è del 2002, e non mi puoi presentare nel 2022 un film con una CGI vecchia di 20 anni. Non puoi, perché è triste ed è anche poco rispettoso nei confronti dello spettatore, che si aspetta, non ti dico la potenza della Pixar, perché comunque sei Fox, sai che stai mandando un film su Disney Plus in esclusiva, quindi dici ok, facciamo finta di impegnarci e che Dio ce la mandi buona, ma qui non c'è neanche quel minimo di impegno per mettere su qualcosa di interessante. È un collage di sketch tenute insieme con lo sputo. Almeno gli sketch sono divertenti. Questo sì. Mi sono ferito al dito con un taglierino e non posso giocare a cosa? A Persona 5 Royale. Persona 5 Royale non è a turni. Nel caso mi dispiace per te, Leonardo. È una brutta cosa non poter giocare a Persona. È veramente una brutta cosa. Una volta che sei dentro è come una droga. Non riesci a smettere. Io devo ancora giocarci a Persona 5. Prima o poi ci giocherò. Fallo in un momento della tua vita in cui tu avrai parecchio tempo libero. Sì, so che è parecchio lungo. So che è parecchio lungo, con delle parti parecchio lunghe, perché ci ha giocato mio fratello. E purtroppo in questo momento non ho molto tempo libero. Niente a me. E niente, questo è tutto quello che ho da dire. Non è un granché. Insomma, per essere... considerando che la serie di incontri si chiama Best of Animation, questo non è esattamente best. Vabbè, era una cosa, stava lì, ne abbiamo parlato. Era uscito, ho detto tanto vale vederlo. Ora a me. Comunque, ciò non toglie che il primo L'era glaciale è un gran film, punto. E su quello penso che siamo tutti quanti d'accordo. Nel frattempo, GG. Sto controllando un attimo una cosa.
problemi. Allora. No, sto un attimo una cosa per conto mio. Nel frattempo direi che sarebbe vabbè, lo possiamo dire già adesso, volendo. Settimana prossima mi piacerebbe iniziare a vedere Infinity Train, se per te va bene. Allora, sì, volentieri. Devo soltanto trovare una serata libera. Per una parte le serate ce le ho abbastanza libere. Solo non sono sicuro di esserci per le 7. No, la prossima settimana sono un po' nei casini perché c'ho da fare praticamente da guida turistica. Poi ti spiego. Ma poi vedremo quando fare il giorno preciso. Allora, no, però per la prossima settimana, per cominciare Infinity Train, lo trovo il tempo. Cavolo, mi interessa tantissimo quella serie. Vabbè, allora, quando faremo le reaction di Wakfu? Quando fanno uscire la quarta stagione, direi. Vabbè. In realtà il mio progetto era di riuscire a fare un rewatch totale di tutto, almeno prima dell'uscita dell'episodio di Oropo, che dovrebbe uscire... Giusto. O a fine di quest'anno o all'inizio dell'anno prossimo. Tra l'altro la Cam ha pubblicato tipo due nuove immagini ufficiali della quarta stagione. Me le sono perse. Allora. Cazzo. Se le trovo su Instagram che poi ti mando... Vabbè, però si vede tipo una specie di... Credo sia sempre il... l'ingresso del regno degli dei dove era finita la stagione prima. Ok. Sbaglio. Allora. Dove sta? Giusto, basta che scrivo Wakfu. Allora. Cazzo è questo? Non so che cazzo sei, però ti metto like. Allora. Allora, ecco qua. Allora, dove posso fare? Condividi. Perfetto. Tu ci stai su Instagram, giusto? Yep. Vabbè, io te lo invio, te l'ho condivido su Telegram, perché sì, vabbè, è più comodo. Ok, te l'ho inviato su Telegram, in questo preciso momento. E poi c'è... seconda immagine dove c'è un enorme portale con davanti la figura di un essere non molto ben definito. Ok, no vabbè, immagini promozionali random. Doc, quando è uscita la quinta stagione di Samurai Jack su Prime, te lo aspettavi che sarebbe arrivato finalmente in italiano? E cazzo sì, era il minimo. Sì. Se esce su piattaforma streaming, il mercato delle piattaforme streaming è talmente strano che puoi buttarci dentro qualunque cosa in qualunque lingua e ne varrà sempre la pena. Non è più come la televisione, che bisogna star dietro alle vendite del merchandise o agli ascolti televisivi per le pubblicità. Questo è un mercato totalmente differente. Ed è, secondo me, è il motivo per cui sta facendo fortuna ancora Netflix, perché sta buttando dentro tanta di quella roba che qualcosa di buono esce fuori.
e quello che non è buono comunque trova il modo di avere il suo pubblico. E a proposito di Netflix, ma Netflix che annuncia il film su Nimona di Noel Stevenson, No, sono stracontento, anche perché ti chiedo scusa per questo, ma da una parte il mio gusto dell'ironico mi spinge ad essere dispiaciuto per non vedere come Disney avrebbe macellato la storia di Nimona. Perché l'avrebbe macellata. Il mio senso dell'ironia pizzica in questo momento, ma sono stracontento che l'abbia preso Netflix. Perché alla peggio sarà estremamente fedele al fumetto originale. Alla peggio. E questo lo do come un fatto. E uscirà l'anno prossimo. Uscirà l'anno prossimo, data non ancora definita, ma si prendono tutto il tempo che vogliono. Basta che mi facciano una cagata alla pari di Eden e poi siamo a posto. Su Nimona sono molto curioso. Ma povero Eden, a me mi era pure piaciuto quella roba, per carità, niente di sì, no, vero. Allora no, è anche carino Eden, però tecnicamente è un pugno in un occhio. Ah vabbè, sì, a livello tecnico un pugno in un occhio, ma come tante produzioni Netflix purtroppo, e purtroppo sono con quattro bici quelli di Netflix. Non credo che fosse prodotto da Netflix, credo che fosse solo distribuito, se non sbaglio. Peggio ancora, probabilmente era qualche produzione più piccola, non lo so, non me lo ricordo bene come era la storia editoriale di Eden. Comunque Eden era una serie giapponese, quindi non era roba americana. Sì, sì. Sì, però non so perché. Per Eden avevo delle speranze molto più positive. E poi, non lo so, mi è scaduto un po'. Vabbè, ma al netto di questo... No, sono stracontento. Beh, studio... Studio CGCG, si chiama proprio così lo studio, quindi... Oddio, aspetta, Netflix non mi è nuovo solo questo. Distributo. Non mi è nuovo questo. Mi sa che pure a me non mi è nuovo. CGCG Studio o Wang Film Production, a quanto pare. Doc. Scusami un attimo. Ma cosa? E Doc sono quelli che hanno fatto i Man. ma hanno fatto pure Clone Wars e Rebels. No, allora no. Sì, infatti, sono loro. E va bene. Tartaro che Ninja del 2014, la mia serie preferita, Bad Batch, minchia. Gabby Dollhouse, che cazzo è sta cosa? E sono ok. Thunderbird, sì, buono. Ho fatto una marea di roba. Probabilmente sono vediamo un secondo, perché probabilmente hanno fatto tipo animazioni secondarie o cose, perché sembra strano. Però cavolo. Cioè, c'hanno un bel palmarès questi. Aspetta. Devo ridere un attimo, aspetta. Vai. Doc, dall'ultima live pensavo di cominciare Kingdom Hearts, però vedo che la storia non si capisce bene soltanto con i tre giochi principali. Quali sono i giochi fondamentali per capire meglio la storia? Leonardo, io che non ho mai giocato Kingdom Hearts, ti posso dire che a prescindere da quali giochi hai intenzione di recuperare, tu la storia non la capisci. Welcome to the dark side of gaming.
Ok, no. Cazzate a parte. Io sono il primo che per culo a Kingdom Hearts e Nomura con i suoi difetti. Io posso farlo perché nonostante questo è e rimane la mia saga ludica preferita. Quindi io posso farlo. Quindi posso pigliarlo per sta. Il culo. Perché se lo merita, però. Allora. No, ma come io prendo per il culo Pokémon perché è sempre lo stesso gioco dal 96, dai. Ciao Cara Francesco. Leonardo, se vuoi entrare in questa valle di lacrime insieme a noi, mettiti in chiaro in testa una cosa. In Kingdom Hearts non esistono giochi principali o spin-off. Sono tutti principali. Tutti. Tu ti devi mettere là con la lista dei giochi in ordine di uscita e te li giochi. Che fine. Fine. Ti puoi prendere, che è uscita da poco, c'è cioè proprio la in un solo, mi pare in un solo disco c'è cioè proprio la collector completa di tutti i giochi della saga 1.5 più 2.5, aspetta, cosa c'è, quello e poi il 2.8, no, The Stories, allora Kingdom Hearts The Story So Far dovrebbe essere l'edizione che raccoglie tutta la saga per intero. Kingdom Hearts The Story So Far. Sì, infatti. Oh, Doc, poi andiamo avanti che hai detto poi devi andare via. Sì. So. Quindi ti prendi Kingdom Hearts The Story So Far, Leonardo, vedi un po', per qualsiasi dubbio, domanda, io sarò sempre disponibile, quindi tranquillo. Kingdom Hearts. Allora. Quindi, adesso parliamo... Mi ricordo il giorno in cui dissi Kingdom Hearts 3, quasi quasi recupero gli altri due. Povero illuso che ero. Esatto, Francesco. Esatto. Povero illuso. Allora. I Guardians of Justice. Ecco, spiegamela un po' sta cosa perché... Allora, scusami, ti faccio un attimo io l'introduzione. Abhi Shankar. Adi Shankar, maledetto pazzo deviato che neanche Gian Maria Volontè nei suoi momenti peggiori. Io lo amo e lo odio, quell'uomo. E in questa serie non... lo conferma di nuovo, cioè lui è un pazzo, in questa serie l'ha confermato sì, di nuovo. Ma allora, io non sono assolutamente il primo fan del Bootleg Universe... c'è sempre stato qualcosa nel lavoro di Shankar che mi ha detto no, questo non lo devo seguire e puntualmente ci ricasco ogni volta. Perché è una roba, lui come autore, come produttore, è talmente tanto particolare. È la cosa più simile che mi viene in mente è Tarantino. Non, o lo ami o lo odi, ma comunque affascina. E questo Guardians of Justice ho detto ok, poi magari me lo vedrò perché mi conosco, lo so che lo vedrò. Quindi spiegami che diavolo ci fa qui. Allora, per chi non l'avesse capito, ragazzi, in chat, questa è una serie realizzata dallo stesso autore dell'anime di Castlevania. Trovate questa serie su Netflix. E questa serie è praticamente una parodia del genere supereroistico, in maniera più precisa questa è una parodia che unisce insieme Justice League e Watchmen,
c'è tanto di entrambi qua dentro. Hai capito bene? Justice League più Watchmen. Che già Watchmen in realtà era già quella una mezza roba di Justice League, quindi è tutta una matriosca completa che si apre e si chiude. Sì, l'anime di Castlevania, tra virgolette, però capisci quello che sì, dico? Anime, anime-like, diciamo. Anime, tra virgolette. Quindi, è una serie in live action. E allora, perché ne parliamo qua? Perché in realtà questa serie è più o meno, cioè, è tipo che ha incastrato Roger, cioè è un ibrido tra live action e animazione, perché di base è il live action, però tutte le scene oniriche, tutte le scene diciamo più di narrazione, di esposizione, i flashback dei personaggi, eccetera, tutte queste robe sono fatte in stile animato. E ogni, cioè, allora, secondo me la discussione noi in cabina di regia sono di vicino a Shankar e ho detto: signor Shankar, ma quindi per queste altre robe qua che stile di animazione dobbiamo utilizzare? Sì, secondo me è andata più o meno così. È andata più o meno così. Quindi ogni volta sprazzi tantissimi stili diversi di animazione uno dietro l'altro, è una roba malata, ma perché la serie in sé è veramente fottuta di cervello. Ah, poi tra l'altro precisiamo anche una cosa molto molto particolare, è che il protagonista della serie, cioè il Batman di questa serie, che si chiama Nighthawk, Falco Notturno, è interpretato da DDP, Diamond Dallas Page. E Robin, il suo, tra virgolette, Robin, è John Morrison. Questa serie è un capolavoro. Doc. Solo per questo. Doc. Solo Doc. Per questo Doc. È un capolavoro. Doc. Doc, tu queste cose me le devi dire prima. Me le devi dire prima? Se tu me lo dicevi prima, io ti dicevo, ok, fanculo la live, vado a vedermi Guardians of Justice. Non me lo dici a fine live. Lo dice a fila. Sì, è esatto. Cioè, immagino di aver avuto la tua stessa reazione. Sembra una cosa folle. Completamente folle. Però, vediamo. Cioè, io ripeto, Shankar è pazzo. Perché, perdonatemi, voi lo conoscete per Castlevania, io lo conosco per End of Pokémon, io lo conosco per le parodie di Judge Dredd. Raga, voi non avete idea di quello che mette in scena questo matto. Quando sei perfetto da vedere quando sei modificato. Sì, sì, Francesco, un passo sgravato, ma di quelli proprio che... DDP, come cazzo ci sei finito su Netflix, DDP? DDP che fa Batman, è una delle cose che io non sapevo di volere dalla vita. No, guarda, è la combinazione che... è la peggior, miglior combinazione che io abbia mai pensato. Cazzo, fammi vedere se riesco a trovare. Cioè, guardalo. Capoco la terza stagione. Cioè, guardalo quanto è bello. Mamma mia. Perché Batman? The Batman, bel film. Magari. Purtroppo non è questa la sede per parlarne, ma The Batman, filmone. Molto fumettistico. Molto fumetto come film. Se ha senso quello che sto dicendo. Se trovo giornale nazionale, dove sei? Guardalo! No dai, è lui. Guarda, John Morrison che fa... che poi il suo personaggio nel film è praticamente Rambo alla fine. C'è praticamente Rambo.
Ah, oh, che bellezza. Dio, Dio Johnny, quanto sei bello. Se, mamma mia. Se. John Morrison. E tra l'altro. Sempre adorato. E tra l'altro. Sì, su Netflix. Nel cast della serie. Solo su Netflix può, può succedere una cosa, roba del genere. Nel cast della serie c'è anche Shankar stesso. E guarda, su questo Luthor. Non avevo dubbi. Fa l'ex, l'ex Luthor. Guarda, allora, che Shankar si mettesse in gioco in prima persona, lo immaginavo, ma... Allora, quindi... Ok. E quindi c'è questa... C'è questa serie, quindi... E questa serie supereroistica, c'è questa, questa Justice League qui, e la serie si apre quando c'è uno strano messaggio, secondo cui, dove si vede il Superman di questa serie, Marvelous Man, che praticamente fa questo messaggio in cui questo video registrato in cui sembra che lui si sia suicidato perché non ce la faceva più andare avanti con questa vita, eccetera, stava depresso e quindi è tutta la vita. Ovviamente però il resto della Lega inizia ad avere dei dubbi perché non riescono a credere che lui possa avere appunto effettivamente dei motivi per farlo, e quindi pensano che ci sia qualcuno che lo abbia ucciso, e quindi c'è Nighthawk, il suo braccio destro, che quindi si mette a investigare per scoprire veramente quello che è successo. E che un po' mi ricordo un po' anche come inizia Watchmen, no? Con Rorschach che fa un comico questa notte è morto, cioè più o meno un comico è morto a Manhattan. Ma poi ci rimandi a Watchmen, sono tantissimi poi qua dentro, cioè... Nighthawk è proprio l'ibrido fra Batman e Rorschach alla fine. C'è anche molto delle questioni politiche presenti in Watchmen che vengono ritrattate anche qua dentro. C'è tutta una questione anche per quanto riguarda diverse critiche tra la guerra, propaganda, cioè ci sono tra le altre cose. Allora, se non sbaglio, la serie è uscita poco prima che scoppiasse la guerra tra Russia e Ucraina, e ci sono certe robe in questa serie che mi hanno fatto dire: Shankar, sei un veggente per caso? Cioè, no, perché ci sono certe robe che pensi, cazzo, cioè minchia, ok. Però se non sbaglio, questa serie è uscita prima dello scoppio della guerra, quindi... Però vabbè, anche per quanto riguarda diverse tematiche... No, questo non lo dico perché è un elemento fondamentale della storia e potrei fare spoiler, quindi... È questo tipo di serie. È una serie, tra l'altro, molto violenta, molto politicamente scorretta, e alla fine è... E fin qui nessun problema. Esattamente. È questo. È Nighthawk che va in giro a indagare per cercare di capire che cazzo è successo, e nel frattempo nel mondo succedono casini, robe, ci sono squilibrati ovunque. A loro sembra che stia per scoppiare una terza guerra mondiale. Porca puttana! Cioè, che cazzo? Va bene. E quindi... è una serie che ho trovato incredibilmente anche divertente in alcuni punti. Ho adorato i personaggi che ci sono dentro, perché appunto DDP è fantastico. Red Talon è fighissimo. Ci sta... un'altra dei protagonisti è quella che praticamente sarebbe il Flash della serie. C'è Shazam qui dentro, e porca puttana cosa hanno fatto con lui, però ok. E vabbè, c'è anche, ovviamente c'è anche l'Aquaman di turno, cosa da gag, e vabbè, tu parli quei pesci, quindi sti cazzi, e va bene. Sì, vabbè, quello è ormai un strabusato. Però in realtà è anche una gag che poi si ricollega con altre cose, quindi va bene. È una serie che ho apprezzato molto, anche a livello registico, qui per gli attori, ripeto, lo stile animato che ci buttano in mezzo su diverse scene è veramente figo.
tutta la questione dell'indagine di Network che deve cercare di rimuovere uno dopo uno tutti i possibili sospetti. Quando arrivi ai colpi di scena finali, wow, cioè, e effettivamente il finale della serie anche qua richiama tantissimo il dilemma morale del film di Watchmen, quindi poi per carità ovviamente questa serie non si avvicina neanche lontanamente al livello che è quel capolavoro di Watchmen, ci siamo sta cosa, però cazzo, per essere comunque una pseudo parodia che comunque alcuni punti si prende anche sul serio, Andy Sharkar è un pazzo malato, qui me ne ha dato l'ennesima prova. Ci sono DDP e John Morrison, che cazzo posso chiedere della vita? Io veramente sono 8 puntate, ragazzi, serie finita, conclusa. Dubito che ci siano altre stagioni, perché mi sembra una storia perfettamente finita. C'è perfino un Joker qua dentro. Così random, buttato dentro. Tra l'altro Mr. Smile va benissimo. No, non ci prendiamo troppo sul serio. Sembra buttato lì a caso, e invece, vabbè. Veramente figa questa serie, ve la straconsiglio, ragazzi. Bello. No, allora, tra l'altro lo stile di Adi Shankar, come per tutte le sue produzioni, è estremamente grezzo, sporco, super underground, quindi è una cosa che sicuramente avrà un suo pubblico, e di questo sono contento, pur non essendo un fan di Adi Shankar, come ho avuto più volte modo di provare. Ripeto che meglio Castlevania per me. Meglio non è un Alan Moore o Glenn Morrison? Direi Alan Moore. Alan Moore. Ok. A proposito di parodia sui supereroi. Però, giusto un attimo. Prego. No, comunque c'è da dire che Watchmen, che tra l'altro ho recuperato di recente, Watchmen non può essere messo a paragone con questa serie, semplicemente perché senza Watchmen probabilmente Guardians of Justice non sarebbe mai esistito. Allora apri banalmente per questo. Sì, lo sto aprendo. Dammi un secondo. Anche a schermo. Così facciamo vedere anche ai ragazzi in chat di che roba. Vediamo un po'. 40th anniversary, the day Marvelous Man appeared from the sky. For 4 decades I have protected you. I saved you. What happened? There are no words to properly express and what we have lost as a species, as a planet. He was murdered. Who killed Marvelous Man? Our enemies will continue to fear us. Who is going to save us? Idaho, from the Guardians of Justice. Where are you? There's a power vacuum that can rip this world apart. Marvelous Man didn't just protect a city or a town. He protected the world. Now that's on us. The only way this ends without an all-out nuclear holocaust is if you find out who really killed Marvelous Man. What do you know that I don't? You need to look at the Guardians themselves. Him being gone doesn't make you automatically in charge. Marvelous Man was a crutch, a drug, a witness, or a murderer. The Guardians of Justice will save you. Ora ho capito la tua battuta sull'animazione.
Sì, ma ragazzi, ve l'ho detto, io ho conosciuto un attimo Shankar per i suoi lavori. Shankar è questo. Shankar è, prendo tutto quello che ho voglia di prendere e lo butto insieme nel calderone, mettendo poi quello che resta in una forma vagamente somigliante ad una serie. È questo che fa Shankar. Se in questa serie, oltre a fare questo mashup che sa tanto di mappazzone, di MasterChefiana memoria, ha anche messo una struttura che ha senso di esistere, e questa mi pare ci sia, siamo di fronte ad un gran lavoro del genere parodico underground. Sono molto curioso di questa serie. Ripeto, per me è strano vederla qui, ma ci sta. Ci sta, è bene che se ne sia parlato. A proposito di Watchmen, ho visto che c'era un film dedicato. Ma visto oppure una merda? Sì, è il film di Zack Snyder, che a me sinceramente non piace per nulla. Ah, ok. Non lo considero un film di merda come per esempio ha fatto con Man of Steel o BVS, per carità. Per carità. Infatti il film di Watchmen è un film molto divisivo, perché c'è chi l'ha amato e chi lo ha disprezzato. A me personalmente non è piaciuto per niente, però ti potrei dire dai un'occhiata, potresti che magari a te potrebbe garbare. Allora, io che ho conosciuto Watchmen tramite il film, penso che il film di Watchmen di Snyder sia un buon film. Ovviamente non regge il confronto con il fumetto, ma neanche da lontano. Però per essere una condensazione all'osso dello Watchmen originale, è un buon film. E Doc, cerca di non offenderti, sono contento che abbiano cambiato il finale, perché il finale di Watchmen originale poteva avere cioè aveva senso. Vabbè, sì, quello ha senso in un fumetto, in un film aveva nel film andava svecchiato un attimo, sì. Però comunque lo considero un buon film, quello di Snyder. E tra l'altro poi due anni fa è uscita anche una serie TV su Watchmen che fa da sequel, che non ho visto. Ecco, di regola dovrebbe fare da sequel al film, ma in realtà già nel primo episodio ti fanno la citazione appunto del finale del fumetto con... Ok. Quindi mi sa che è un sequel di Watchmen in generale. Ecco, quella serie TV già mi era garbata di più rispetto al film, quindi nel caso può dare un'occhiata anche a quello. Non so, allora... È strano e al tempo stesso perfettamente sensato dare un sequel a Watchmen, proprio per quella battuta finale di Manhattan prima di sparire. Vabbè che poi però... in seguito ne hanno fatto uno vero anche in formato fumetto, con come si chiama, Doomsday Clock, mi pare. Però io non l'ho letto, quindi non ho idea di come sia. Mm-hmm. Ok, e a proposito, quindi concludiamo in bellezza questa bella serata di parlare di supereroi. Uh-huh. Con l'unica serie stasera che abbiamo visto entrambi. Leo, grazie. No, è andata malino questo mese. Però fortunatamente ad aprile non esce un Mozart di nulla. Il mese prossimo è anche peggio, perché non esce quasi un cazzo. Infatti, guarda, cioè, facciamoci Infinity Train il mese prossimo e chissene, dai. Cioè, io credo che ad oggi l'unica cosa della mia lista per aprile è soltanto il film quello della DreamWorks, Troppo cattivi, Bad Guys. Sì, troppo cattivi. The Boys Diabolical, serie spin-off di The Boys, serie d'animazione, 8 puntate, serie mi viene in mente il termine antologica, con ogni puntata una storia autoconclusiva, ogni puntata con uno stile d'animazione
diverso. Ce n'è una fatta in stile Looney Tunes, ce n'è una fatta in stile anime, ce n'è una fatta in stile Rick e Morty, quindi sì, ce n'è di tutti, tutti i gusti. E quindi tu hai detto che però hai visto i primi 4 episodi, se non sbaglio. Aspetta, dammi un secondo, controllo un attimo per non dire castronerie, per non dire caghete. Allora, sì, ho visto i primi 5 episodi, mi mancano gli ultimi 3. Quindi, in linea generale, finora che cosa te ne è parso di questo Diabolical? Senti, allora, prima una considerazione sulle aspettative. Avevo capito che era una serie spin-off, quindi mi immaginavo delle avventure secondarie di qualche supereroe scabercio di secondo barra terzo ordine. Non mi aspettavo che fosse così tanto spin-off, quasi non canon rispetto alla serie. Anzi no, col cazzo, quasi estremamente non canon rispetto alla serie. Anzi, e c'è invece... E questo però lo dico dopo. Prego, ok. E, anzi, mi sono stupito che a un certo punto appaiono i personaggi del fumetto, cioè con l'aspetto di come hanno di come sono nel fumetto di Butch di Ennis, e Uki. Butch e Uki, che appaiono come sono nel fumetto originale invece che come sono gli attori che li interpretano. Questo mi ha fatto molto ok. Interessante. L'altro non ne ho idea. Butch animato è uguale a Butch. No, è perfetto. È perfetto. È Bruce Wayne. Ancora più, sì, è grosso, Bruce Wayne stronzo. Più cazzato. È proprio lui. È un po' più inglese. Scusa. Esattamente, tra le altre cose. Però vabbè, no, poi, questo magari me lo riservo per un'altra volta. Nel complesso, Diabolicus ha, diciamo, pro e contro. Alcune cose mi sono piaciute, altre un po' meno di questi 5 episodi. Però, considerando che ho visto 5 episodi e 3 mi sono sembrati non buoni ma ottimi, e solo uno ho detto, e solo con uno ho storto il naso... I migliori sono gli ultimi 2, ti dico questo. Ok, me lo segno, poi me li recupero nei prossimi giorni. Comunque, appunto, dicevo, mi sembrava un bilancio positivo. Allora, chi ha fatto la scaletta è stato molto paraculo, perché ha usato stili di animazione estremamente ben riconoscibili, di cui sai già cosa... da cui sai già cosa aspettarti, e li ha farciti con la salsa The Boys, per dirla in termini proprio beceri. Cioè, sangue a palate, sventramenti random, roba schifosa che vola via. Super violenta. Come lo è il fumetto, dopo tutto. Cioè, come pare... Sì, no, il fumetto esagera. E te pensa? Sembra una puntata degli Happy Tree Friends. Sembrano le puntate degli Happy Tree Friends. Per chi si ricorda che diavolo di malattia mentale erano Happy Tree Friends. Te pensa questo? Invincible, ma con The Boys. Magari. Qualche settimana fa... Ma Invincible è tipo... Cioè, a livello di violenza, Invincible è tipo le super chicche in confronto a The Boys e Diabolical. Cioè... Sì, vabbè, allora, ma Diabolical, ma The Boys di base esagera con l'ultra violent. Ma Invincible fa un tipo di violenza realistica. The Boys è proprio esagerato. The Boys è il tipo di violenza che tu trovi in Mortal Kombat. Sì, esatto. È proprio quella spettacolarizzazione del violento, proprio. No, ma senza alcun senso logico. Ma senza alcun senso logico. E infatti
è il motivo per cui mi sono chiesto, ma perché non l'hanno fatto animato fin dal principio? Dici, perché la serie funziona meglio che il fumetto? Hai ragione. Ma se volevi fare The Boys lo fai animato. Perché annacquare? Ecco, mi sa che alla fine lo hanno fatto per davvero il vero The Boys, perché non so se tu lo sai, qualche settimana fa era uscito il primo trailer della terza stagione della serie. Mm. Questo trailer ha tipo battuto un Guinness mondiale, perché vabbè, è stato tipo segnalato su YouTube decine di milioni di volte per l'eccessiva violenza dei contenuti nel trailer. Nel trailer segnalato milioni di volte solo per troppa violenza. Minchia, e meno male che le prime due stagioni, eppure quelle mica erano leggere. Che cazzo hanno fatto in questa qua? Hanno sventrato neonati, che cazzo hanno fatto vedere? Cioè, guarda, considerando il tipo non mi stupirei affatto, ma... Doc, cioè, te l'hai letto The Boys, lo sai che... Lo so. Ma manca poco. lo devono fare. Ci siamo capiti, signor Twitch. Non ho detto cosa, non l'ho detto. Noi ci dissociamo da queste cose, signor Twitch. Mi raccomando, non pensare male. E allora, quindi, sì, la serie animata rispecchia ancora di più quello che è appunto lo spirito folle del fumetto, con tutte storie. Veramente molto cazzare, che ha proprio lo scopo di farti passare quei 10 minuti e farti veramente ridere, per farti godere un po' di qualche bella violenza ignorante. È veramente il trash per il gusto di esserlo, perché ecco la cosa migliore secondo me di Diabolical è che scorre da Dio, ma proprio scorre bene. Te lo guardi e dici ok, wow, finito. Perfetto, perché anche a livello di storia funziona, sono delle belle idee, anche quelle più semplici, anche quelle più scontate anche. Quinto episodio no, ma quelle più scontate, no. Quelle più... Il quinto episodio è trash puro e qualcuno l'avrà apprezzato, io purtroppo no, ma sono sicuro che qualcuno l'avrà apprezzato. Il primo in stile anime. Ah, Cioè, è un'idea talmente del cazzo che... È un'idea di merda! Dov'è il suono? Ora lo metto, maledetto te. Mamma mia, tristezza. Tra l'altro, no, ecco. Serie super cazzara, ignorante, robe. E poi però ti butta due bombe clamorose. Nel finale, Ok. Cioè, allora, ragazzi, io ve lo dico anche. Allora, ma ho detto fino a mo', ogni puntata di Diabolica è una roba folle, divertente, cazzona, ignorante, ok. Cioè, ragazzi... Passiamo da una puntata dove c'è letteralmente uno il cui superpotere è controllare la merda, proprio letteralmente, quindi cioè, immaginate che cazzo di mood hanno queste, la prima puntata che è fatta interamente in stile del creatore dei Looney Tunes, quindi capite pure là più o meno qual è l'atmosfera che si respira, e poi arrivi le ultime puntate. Guarda, stavo leggendo adesso le sinossi. Che sembra quasi come il regista ti dice: vi siete divertiti finora? Adesso non ci divertiamo più. Hai, ovviamente senza fare troppi spoiler, c'è una puntata interamente dedicata a Patriota, in cui ti fanno vedere la sua prima missione da eroe,
quindi il suo debutto. Oh! E quella puntata è clamorosa, perché tu lì vedi per la prima volta un patriota che è ancora buono, puro, che genuinamente vuole essere un eroe, e vedi come è caduto nella follia, come è divenuto quello che conosciamo noi nella serie. Cioè, io sono passato da quella che parla con gli stronzi a questo. Super puntata, super psicologica, dei drammi di un uomo che genuinamente voleva fare del bene, ma semplicemente, ecco, ha passato una brutta giornata, volendo citare un altro bel personaggio. Oppure appunto, cioè noi passiamo appunto la puntata che hai detto tu, la prima infatti Stile Anne, che è appunto quella dove ci sta questa qua, sì, che controlla la merda, che quella è la puntata fatta in Stile Anne. Ce n'è un'altra che è fatta in Stile Anne, quindi siamo passati da quello generic anime super giapponese, che sì, siamo giapponesi, siamo anime, a roba tipo film di Satoshi Kon, più o meno, con la storia di un uomo anziano che si intrufola dentro la VOT per rubare il composto per salvare la vita della moglie che sta morendo di cancro. Cioè, noi siamo passati da la merda che parla a questo. Da quello a questo. La storia super tragica, storia d'amore pura, bella, che ti fa stare male. Dio! Ma come non puoi giocare con le mie emozioni così? Non dopo che mi hai fatto vedere quelle robe prima. C'è il tizio che c'ha i testicoli roventi. C'è la puntata con quello che si sniffa la cocaina su per il culo. Tra l'altro voglio il sequel di quella cosa lì degli orfani lì. Pure io voglio... Tu mi fai vedere quelle robe lì malatissime e poi queste due cose qua alla fine. Cioè, ma io voglio una seconda stagione di Diabolica, porca puttana. Cioè, beh, sì. Io adesso la pretendo. Ma lo faranno, e che lo facciano anche abbastanza in fretta, perché stiamo parlando di una serie di un certo livello. E tra l'altro notavo che le serie antologiche stanno prendendo parecchio piede. Dopo Love, Death and Robot siamo andati parecchio in quella direzione. Sono genuinamente contento di sta cosa, perché è un buon modo per far lavorare un sacco di gente e proporre roba molto interessante. Diabolical, un tripudio di cose, cioè violenza fisica e anche violenza psicologica contro lo spettatore, perché dopo tutto quella roba non puoi tirarmi giù robe così tanto serie, cavolo. In questa serie c'è molto love, deaths e superheroes. Che nice. si può riassumere così. Non male. Io direi che possiamo concludere qua, perché abbiamo detto tutto quello, sì, che dobbiamo dire. Finalmente siamo riusciti a rimanere al di sotto delle 2 ore. Sono contento, e vai. Non male. Ore 40. Sinceramente, in questo momento mi sta in maniera abbastanza seria frullando in testa l'idea di vederci live Guardians of Justice, perché potrebbe essere una cosa carina, però non lo so. No, Guardians of Justice penso che me lo vedrò tranquillamente da me,
Sì, e poi ne riparliamo. Ne riparliamo in un altro momento. Quindi, se... settimana prossima vedremo di iniziare Infinity Train. Poi vi avvertirò, ragazzi, in chat quando, in che giorno lo faremo. Tanto settimana prossima vorrei iniziare anche Epithet Erased, ragazzi, l'altra web serie che vi dissi tempo fa insieme a Murder Drones. Tra l'altro, Murder Drones è una roba che ti consiglio di vedere anche a te. Ecco, magari ti recuperi la live reaction che ho fatto su Murder Drones, la trovi sul canale, che okay, potrebbe essere una bella perlina alla Azbin Hotel, più o meno. Almeno, ho visto il pilota, gli ragazzi chat, e lo abbiamo adorato. E tra l'altro, i due protagonisti della serie sono doppiati dalle stesse voci di Charlie e Angel Dust, quindi quindi cioè, ok. Infinity Train è un'altra vicinata web serie che pure mi hanno consigliato tantissimo, e vabbè, anche quella vedrò, nel caso ti consiglierò anche quella se si rivelerà essere interessante. E niente, ragazzi, che bello, non vedo l'ora per Infinity Train, soprattutto per che rinnovano le stagioni sti infami. incrociamo le dita. Prima o poi speriamo tutti bene, tutti quanti. E quindi vabbè, ovviamente non abbiamo parlato qui perché sapete, a marzo sono ricominciate sia Amphibia che The All House, ma sinceramente se ne riparla poi. Preferirei parlare di queste due nello specifico quando finiscono e con una live interamente dedicata a loro. Ecco perché ci sarà un bel po' di parallelismi da fare. Oh boy. Oh. Cosa sto vedendo? Alex Hirsch, tu sei un maledetto pazzo, perché io lo so che questa è tutta farina del tuo sacco. Io lo so che tu sei il maledetto mastermind dietro a tutte ste robe. Io lo so che è tutta colpa tua. Io lo so che è tutta colpa tua che adesso c'è maledetto. Se alla fine non mi cacci fuori il super film crossover, io ti faccio male. Ti faccio molto male. Ma basta, maledetto. Vabbè, questo poi ne riparleremo in un'altra sede. Allora, io ringrazio ovviamente il buon Riccardo per essere stato presente anche oggi. Tutti quelli, grazie a te per avermi ospitato. Quelli che recuperano la live in seguito. Con me, ragazzi, soprattutto The All House, essendo l'autrice e la moglie, esatto, esattamente. Con me, ragazzi, ci vediamo come al solito domenica e poi appunto settimana prossima per Infinity Train e Evidently Raised, in quali giorni poi vi lo dirò. Sì, ve lo facciamo sapere in seguito. E niente, mi sa che tra l'altro dopo Infinity Train sa che io e Riccardo io farò vedere a Riccardo Shaolin Showdown. Adesso che so che ancora non l'ha visto, nonostante io abbia passato le puntate, io sono ancora più convinto. Io devo vedere in diretta le sue reazioni su certe robe in quella serie. Madonna, ti ricordi? No, ce la guardiamo, ma stravolentieri. Vediamo un attimo che diavolo stiamo andando a vedere, perché non l'ho visto neanche ai tempi, quindi non so proprio di cosa stiamo parlando. Quindi grazie ancora a tutti quanti, ragazzi, ricordate sempre che se esiste può essere censito, e io auguro a tutti quanti voi una buona serata. Buona serata, ciao gente.